Sei pronta? Live. Ciao. Ciao. Siamo live. Buongiorno. Buongiorno Silvia. Buongiorno Allora, Andrea. come va? Tesa? Abbastanza bene, un Tesa, pochino. questa diretta. Eh? Esatto, ce la faremo, speriamo. Bene, abbiamo un bel appuntamento. Oggi è stato, devo dire, questa volta molto complicato organizzare una diretta così impegnativa, perché in realtà... Non per colpa mia, esatto, cioè, mi raccomando. No, perché mi sono un po'... mi piace preparare un po' di cose, no? Un po' di video, di foto, eccetera, sono stato immerso in materiale, fondamentalmente, quindi... C'è un mondo, infatti, dietro a queste cose. Ho cercato, ricercato, e veramente continuavo a trovare materiale, Devi scegliere più che altri quello di... Ho dovuto fare anche delle selezioni che non sono giuste, perché poi dopo vedremo un po' di progetti, di cose, e qualcuno l'ho ingiustamente escluso, ma del resto... Sì, sono tutti belli, in effetti. Quindi. Allora, Silvia Stanzani, sì, raccontaci chi sei. Ah, intanto, perdonami, facciamo questa diretta, sarà un racconto, no, di tutto il programma di Cementine, di ceramica fioranese, fondamentalmente, e, di cui sei la designer. Esatto. Cioè, sì, un viaggio che parte da 2013. Ormai 2013, 7 anni fa, un viaggio lungo, sempre... Che non avremmo mai creduto che durasse tanto. Esatto, che non è, che forse non è ancora finito, perché vediamo. Esatto. Allora, raccontaci chi sei intanto. Allora, mi chiamo Silvia, io in realtà adesso sono... La mia formazione è di grafico, e però essendo a Sassuolo praticamente sono partita studiando grafica e comunicazione e scenografia, e poi sono arrivata al mondo della ceramica, perché essendo a Sassuolo ho cercato di evitarlo, poi invece quando sono entrata in contatto, ho provato a collaborare con qualche studio, mi è anche molto piaciuto, quindi ho deciso poi di continuare. Inizialmente ho lavorato, ho disegnato insegnando, perché insegnavo progettazione all'Istituto d'Arte, poi ad un certo punto ho collaborato con molti studi di ricerca del settore, poi ho lavorato per la Ceramica Viva, che poi è stata una bella esperienza, perché è stata quella che ci ha collegato un po' al mondo del design, siamo stati i primi insieme a Diego Grani ad andare a Milano, insomma era stato stimolante, e dopodiché... Ho deciso con un'altra ragazza che si chiama Laura Negrelli, con cui collaboriamo da tempo, di aprire uno studio nostro. Però non è molto social, mai detto che preferisco. Zero social, lei, infatti la salutiamo, forse ci sta vedendo, forse no. E quindi, cosa volevo dire? E quindi abbiamo deciso poi, perché in effetti lavorando per più aziende hai più possibilità di fare cose diverse, e quindi è un po' più creativo. E quindi da lì poi abbiamo iniziato anche a collaborare con la Fioranese, ancora prima delle Cementine, quindi penso fosse il 2005, adesso non lo so bene. Sì, ho visto qualche progetto. Esatto, e avevamo fatto anche dei progetti interessanti, devo dire, sì, cioè. Però sempre legati alla decorazione. Sì, alla decorazione. Mi fa ridere che hai detto ho cercato di evitarlo, di lavorare con le Sì, perché ai miei tempi poi il mondo della ceramica, soprattutto per uno che faceva grafica, architettura, queste cose, era un mondo, non era come adesso, che era tutto un altro livello, possiamo dire. Era proprio, cioè sì, se dicevi un architetto poi delle mattonelle, secondo me tutti quelli di quel periodo lì si ricordano che, insomma, cercare di vendere gli architetti era complesso. Ah sì, eh? Vabbè, sì, adesso sì, è cambiato. Adesso moltissimo, cioè, ma c'è una tecnologia incredibile, esatto, adesso, sì, poi sì, adesso ne parleremo. Ne parliamo dopo. E quindi hai cominciato con Fioranese, vabbè, prima delle Cementine, mi ha detto, no? Quindi esatto. Con degli altri progetti. Sì, avevamo fatto S&F, S&M, tutta una serie di... Anche lì erano prodotti che in effetti partivano un anno e duravano 2 o 3 anni. Abbiamo avuto alcune cose che sono state delle serie anche quelle, però un po' più brevi, ecco, sì. Okay. E poi com'è nato il disco? Allora, bellissimo. Il progetto, allora, praticamente cioè, è nato, dunque, nel 2013 siamo partiti e in realtà... insomma, era un momento in cui era già partito questo trend del vintage, delle cose riciclate, eccetera, così. Poi io quell'anno lì in estate sono andata in vacanza in Sicilia, nella Tornara di Scopello, che veramente
a tutti, a un sacco di, scusate, di cementine, di queste di cementine però siciliane, che sono un po' diverse, e ed era molto belle perché erano molto rovinate, molto materiche, una diversa dall'altra. Così allora sento, però ormai era luglio, abbiamo iniziato a fare un progetto, e in effetti noi però volevamo, perché già alcune ceramiche facevano le cementine in quel periodo lì, però era monocolore, mi ricordo, erano, e noi abbiamo deciso di, cioè volevamo introdurre il colore, e poi però volevamo fare delle cementine che dovevano essere non delle cementine, cioè una rivisitazione in chiave moderna, quindi abbiamo preso alcuni disegni classici, altri invece non sarebbero disegni da cementine, poi trattati con questi modi, con queste pennellate, così in modo che fossero cementine attuali ma da sapore antico. In effetti, okay, la cosa secondo me graficamente funzionava bene. Poi c'è stato l'intervento magico dell'uomo del laboratorio, cioè di Andrea, che ha detto, no, anche se l'uomo del laboratorio, esatto, che adesso riderà, si mi sente, che praticamente ha deciso di farlo in linea, perché di solito in linea questi colori vivaci non riuscivi a ottenerlo, perché, okay, e quindi ne abbiamo fatto queste cementine colorate. Siamo nel 2013, quindi la tecnologia digitale era ancora, insomma, abbastanza, era legata soprattutto ai fondi, ai marmi, okay, a queste cose, oppure con le decorazioni monocrome. Mm-hmm. E quindi abbiamo provato, in effetti sono venute come sono adesso in realtà, quindi cioè, ho dovuto tagliare un po' i colori, quindi sono venute bene, e quindi solo che però secondo me ormai era tardi, insomma era un po' tardi, lo stand era già fatto e mi ricordo che avevamo messo solo praticamente una specie di tappeto per terra che sì, faceva sì, la sua figura, però e poi da lì è partito, perché dopo la cosa è partita e già insomma nella primavera successiva la Daniela mi ha chiamato e mi ha detto dobbiamo andare avanti e farne una, e abbiamo fatto le seconde cementine. Guarda, ti faccio vedere. Ah, devi far vedere un po' di cose prima. Ah, esatto, questo era lo stand, quindi addirittura sembravano di un altro progetto, esatto. E adesso erano un po' più, erano più colorate, la foto è antica. Sì, sì, però la foto è un po' invecchiata, sì. Però po'. Risultavano molto, cioè facevano un bel effetto, mi ricordo. Quindi insomma, c'era, all'inizio è partito... È stato proprio un tocco, e però cioè, in effetti è vero, quando un prodotto piace, cioè parte bene, non so come spiegare. E quindi l'anno dopo abbiamo detto lavoriamo ancora su questo tema, però volevamo fare una cosa completamente aspetta stai già lavorando, mi dilungo troppo, dimmi, no al contrario, però volevo, allora, siccome questo viaggio no, comincia nel 2013 e non è ancora finito, perché l'anno scorso all'ultimo Cersai Ferranese ha presentato delle altre cementine bellissime all'esterno, esatto, e quindi c'è tutto un percorso anno per anno, esatto. Allora, io ho preparato un piccolo video che allora vai, vedere, e poi dopo ci riparliamo sopra, racconti un po' di immagine, sì, ma sinteticamente poi. Allora, aspetta, intanto vediamo se riesco a farlo partire bene, perché sai che la tecnologia qua... Eccolo. Queste sono le prime.
Ho lasciato un 2020 col punto di domanda. No, quest'anno il CSI non ce ne sono, però. Non c'è proprio il CSI, per cui diciamo che stiamo tranquilli. Non c'è il CSI, quindi giusto, è vero. È possibile, esatto. Ascolta, adesso veramente faccio un piccolo disclaimer. Io potrei sembrare parzialmente interessato all'argomento, quindi potrei essere tacciato di interesse personale quale agente della Piranese, no? Ma in realtà è proprio, viene a fare i complimenti perché è un progetto così lungo che ancora funziona, che ancora viene molto richiesto, che insomma c'è veramente tanto mercato. Come cominci a pensare a un progetto, a parte la tornare a quello che sei riusciti a cogliere, cioè perché delle volte quando un progetto funziona tu riesci a cogliere un bisogno, però a dargli voce nel modo giusto, cioè perché poi si è evoluto nel tempo questa cosa, possiamo dire. Perché si è evoluto nel tempo, è vero, si è evoluto nel tempo. Però ha mantenuto delle costanti, esatto. Però ha mantenuto una costante, perché guarda che, tu lo saprai, insomma, a parte essere un progetto veramente tanto copiato, e quindi insomma evidentemente di successo, è molto riconoscibile. Cioè tutta la gamma delle cementine di Fioranese sono molto riconoscibili tra di loro, per cui anche i professionisti con cui io insomma spesso lavoro e mi confronto, la cementina di Fioranese la riconoscono, viene dato veramente un valore. In realtà tante volte secondo me le altre aziende prendono le cementine che ci sono già in giro e le rimettono, invece qua cioè, c'è sempre un'interpretazione, cioè c'è sempre qualcosa che la fioranesizza, non so come si dice, la fioranesizza, la rende, abbiamo cogliato un nuovo termine, non so, insomma, però cioè che la fa diventare un prodotto a sé, insomma, perché poi in realtà noi dei grandi, cioè a parte secondo me, cioè quelle più cementine di tutti forse sono le retro, che sono più stile industrial, però le altre molte sono state proprio delle rivisitazioni. Ci siamo sentiti, giustamente hai detto, bisognerebbe chiamarle pastine invece di cementine, però. Esatto. Però dopo poi ci sono state, alla fine ci sono state anche delle cementine, quindi dopo si è mescolato tutto e quindi alla fine, e poi praticamente la cementina è diventata la cementina fioranese, non era più la cementina di, quindi alla fine è stata una scelta, è andata bene alla fine. Cioè subito infatti la prima volta ho detto cementina, però ormai era il nome, però invece è stato vincente perché poi era facile, è stato colto bene. Però quello che dicevo, che in effetti cioè, alcuni hanno ripreso il tema, però ad esempio se noi guardiamo le optical, quelle del 2015, non hanno niente di cementine, niente di maioliche, e sono proprio, cioè, sono disegni che abbiamo ripreso dalle carte da apparati optical, perché però erano arredamenti di gusto che in questo periodo ci stavano bene. Cioè, noi guardiamo anche perché adesso c'è attenzione alla decorazione, o minimalismo puro, decorazione forte, quindi esatto. Abbiamo cercato, e poi l'abbiamo sempre personalizzata, secondo me, con questo effetto un po' vintage, vissuto, che è anche un cioè, secondo me piace, devo dire. Cioè, sì, lo confermo, piace assolutamente. Esatto. Volevo far vedere, ecco, questo è un po' il progetto, esatto. Il progetto che mi hai mandato, no? Quindi con tutte con i vari tutta la cronostoria. Esatto. Che se vuole lo raccontiamo velocissimamente, però sì, non so, no. Sì. Quindi 2000, ma, scusa, Rino martellano, Rino non martellare adesso. Rino vai via, oh. scusate ma non ci ricordo. Va benissimo. Attimo, questa è la diretta. E allora, quindi nel 2013 le cementine 20 le prime, 2014 con le black and white, che abbiamo in effetti deciso di fare un progetto completamente diverso rispetto all'altro, quindi questa volta sono bianco e nero, decori molto puliti, pulitissimi, e c'è sempre il gioco, perché praticamente tutte le cementine hanno questo gioco. In realtà hanno alcuni moduli che giocano singolarmente, okay, e possono essere posati, quindi fanno una texture uniforme, e se no mescolati insieme e fanno quindi il gioco del mix, che in effetti è quello più vicente di solito. Poi sì, anche se in realtà ti posso dire, almeno nella mia esperienza, insomma, nel mercato, in quello che vedo anche nella richiesta attuale, si è partiti molto col mix, col patchwork, che è stato adesso molto più la ricerca del decoro singolo, quindi il decoro ripetitivo che fa un disegno.
esatto, però molto più di respiro. E poi dove siamo arrivati? Ah, queste. 2015. 2015 abbiamo detto le Evo. Le Evo che invece leggevo sì. nel prospetto che mi hai mandato. E questo è stato proprio un gioco di fantasia. Esatto, cioè abbiamo ripreso delle grafiche sì, che però non c'entrano niente col mondo delle cementine e delle maioliche. Tra l'altro quella carta da parati che abbiamo usato per le foto, che è in tono perfetto, l'abbiamo sì. trovata dopo, quindi era proprio quasi dell'immaginario che però ah, ma dai, no, sì, 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 sì. No, è bellissimo, infatti. Dimmi la verità che... No, no, l'abbiamo fatto dopo lo scatto. Ma quindi dai, la carta, sì, 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 però erano cose che veramente... Cioè, esatto. E poi l'anno successivo, che invece era il 2013, siamo passati alle retro. E sì, che io ho messo questa foto dove però c'è un po' dentro di esatto, tutto. Esatto, si capisce un po' meno, perché praticamente qua in più, ecco che si capisce bene, ci sono gli interventi, cioè un fondo aggranigliato, esatto, che quindi abbiamo inserito un fondo in modo che tu puoi far giocare sia il decor col fondo, e poi dei disegni un po' più strutturati che ricordavano un po' lo stile industrial delle vecchie fabbriche rivisitate, insomma, così. Però anche questo è sempre lo stesso gioco, puoi giocare singolo oppure nel mix, e poi usare il fondo da solo, mescolare addirittura il fondo con i decori. E poi l'anno successivo siamo passati al 2017 con le cimentine Beaux, quindi ispirate allo stile bohemien, e quindi il Beaux chic a questo recupero di questa visione. E qua non si capisce bene, però questo qua aveva un altro elemento innovativo, che oltre al modulo 2020 c'era il modulo, era suddiviso ancora in quattro parti, sì. Quindi c'era questo inserimento del 10-10, quindi si muoveva in un modo diverso rispetto alle altre. E l'anno successivo... Niente, ho scelto tutte le foto sbagliate. Esatto. Sì, no, ma dopo si vedranno. Oppure se no lo schema si vede forse. E invece l'anno successivo, che era il 2018, allora le cementine Cocci, perché questa qua era una cosa che avevo in mente da alcuni anni, perché questo mix dei pezzi scheggiati così è sempre stato interessante. Poi Gaudì a me piace tanto, insomma, ci sono dei rimandi anche alla storia dell'arte, e non riuscivamo mai però a farlo fatto bene nel modulo 2020, perché alla fine poi insomma questi Cocci devono stare inquadrati in questo formato. Poi alla fine si è riusciti a fare questo mix casuale, che anche posandolo è piacevole, e quindi questa serie poi è diventata anche questa un fondo, infatti sempre, sempre con Andrea il mago della... Esatto, okay. Però poi la grafica è il mago, cioè lui realizza noi, poi l'abbiamo pubblicato, siamo due maghi, esatto. E cosa volevo dire? Ah, questa serie più ha che praticamente è un trade union tra tante serie, quindi i Cocci possono stare bene anche con le altre cementine, quindi lo può mescolare, non so, i decori delle Evo con questi Cocci, oppure delle cementine 20, cioè i Cocci sono trasversali, li puoi usare per tutti i progetti. Che chiamano un po' anche il terrazzo veneziano. Quindi... Esatto, sì, 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 perfetto. E sono entrato in altezza di colore, però vabbè, non sto troppo nello specifico. Poi che lui... queste cementine Cocci sono i pezzi diciamo, lo spaccato delle cementine Colo. Esatto, se non avessi rotto le cementine, sì, le altre sfere, quindi tu puoi... Anzi, sono fatti con pezzi di tutte le cementine, in realtà, certo. Se vai a guardare. Quindi per quello puoi metterle con tutte le varie serie. Io faccio finta di non conoscerle, ma in realtà le conosco. Esatto. Ah, lo so, che sei un estimatore. E dopo, ultima. E poi siamo al 2019. 2019, anche qua abbiamo lavorato qua più dal punto di vista tecnico, perché praticamente le cementine in effetti vanno sempre molto spesso nell'outdoor, insomma in esterno, esatto. E avevano questo problema di essere un po' lisce, insomma, per certe situazioni, e quindi abbiamo lavorato sul supporto, quindi rendendolo molto più ripido, in modo che avesse un page, insomma, tecnico un po' antisdrucciolo, quindi si potesse... Di queste qua abbiamo fatto anche il bordo piscina, e soprattutto anche una ricerca di smalti che vadano molto più in profondità e quindi abbiano una resistenza agli agenti esterni maggiore rispetto alle altre cementine. Quindi queste qua sono proprio studiate per l'esterno, soprattutto. Okay. Quindi sì, un'evoluzione anche tecnica, perché bisogna andare avanti. Ecco, ti faccio una domanda su questo tema che mi interessa particolarmente. Quanto conta il supporto
degli elementi tecnici dello sviluppo di nuove tecnologie nella, nello sviluppo di nuove collezioni. Cioè, se all'inizio mi hai detto che le Cementine Colors sono riuscite bene anche perché assolutamente Mago Andrea esatto. È riuscito a fare delle cose che all'epoca, che nel 2013 non si riusciva a fare. No, secondo me è proprio fondamentale, cioè soprattutto anche in ceramica, cioè tante volte magari il tecnico si inventa una cosa e dice oh, non è bella, poi la vede il designer e dice no, da questa cosa può nascere questa, è proprio cioè, lo scambio è fondamentale. E io vedo addirittura, ti dico, lavorando per più ceramiche, che a seconda della ceramica lo stesso disegno diventa diverso, perché c'è proprio anche un approccio, cioè okay. È bella questa cosa. E quindi, cioè, secondo me la ceramica è fatta di laboratorio anche, soprattutto, cioè proprio, cioè bisogna anche avere, insomma, confrontarsi con loro in modo interessante, cioè lasciarli esprimere, perché è importante, certo. Esatto. Cioè il designer non può fare tutto da solo in ceramica, per quello che secondo me i designer del territorio magari arrivano a fare delle cose che sembrano meno avanti, non so come dire, ma forse sono più, non so, vendibili, insomma, perché magari uno che viene da fuori fa una cosa bellissima, però dopo la metti su ceramica e diventa triste. Ah, insomma, ok. La grafica piatta, in quel senso lì, capito? Che proprio per me passare del tempo in laboratorio, a parte che mi piace, quindi è proprio bello. Cioè... Però c'è questa, diciamo, questa collaborazione molto forte quando si studia una... Sì. Assolutamente, anche perché tante volte poi ti dico questa cosa qua te la sogni, cioè non la faccio. Anche quello. Non è di tutti? Non è che ti dica sempre che va bene, cioè, soprattutto perché okay. Se sei in confidenza, dopo c'è uno scambio. E quindi... Ok. Ah, potevamo dire quella cosa del libro, del primo libro, di Decor Evolution. Aspetta, adesso lo diciamo. Che forte. Mi ha fatto... Allora, diciamo al pubblico che ci segue, che vedrà questo video, che ci sta seguendo in diretta, che ovviamente noi ci siamo confrontati prima, no? Per cui ogni tanto mi dicevi, devo dire questo, potevamo dire quello. Esatto. Okay. Allora, possiamo parlare di questa cosa che è nata in corso, aspetta che lo cerco. E ta 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 ta. Quale? No, quella del Decor Evolution. Ah, allora sì, ok. Allora, Decor Evolution, che ecco, non lo trovavo perché l'avevo chiamato in un altro modo. No, prima tu lo fai vedere, esatto. Sì, no, giusto per... Ecco. Ah, okay. Questo è nato nato in corrispondenza... Tra 2017 Esatto. E, no, perché praticamente... Qua ho insistito anch'io, perché praticamente... Cioè, cosa c'è di bello di questa collezione anche... Che tu vai in giro per il mondo e incontri delle cose, cioè non te ne accorgi, vai ad esempio, io vado a Napoli, vado in piazza per il Bisceglie, entro in un bar e il bar è fatto con le cementine. Certo. L'anno scorso sono stata a Pescara, entro in una birreria ed era con le cementine. Cioè ti succede tante volte e quindi... Poi abbiamo anche poi tanti progetti si mandavano al marketing così, quindi abbiamo proprio visto quanto i progettisti... hanno valorizzato questo progetto, non so come dire, quindi ci sembrava importante dare una voce anche a loro, perché in realtà tante volte loro hanno fatto uso delle cementine che non è quello che magari noi ci aspettavamo, usandole anche nel senso da rivestimento anche di mobili, di altri, oppure mescolandole in un modo che tu non ti aspettavi, gli scalini per esempio, eccetera. E quindi abbiamo pensato di realizzare questo libro che raccontava un po' la storia delle cementine, come erano nate, e poi dopo la seconda parte era tutta dedicata ai progetti dei progettisti, quindi ne abbiamo un po' le abbiamo richieste, un po' ce li hanno mandati, e anche perché poi sono nate anche delle collaborazioni con delle ditte di mobili, quindi abbiamo fatto sia delle, magari forse ne dobbiamo parlare dopo, oppure no, tipo con la Matrica e con aspetta che non mi ricordo come si chiama l'altra, e con l'Archeda, e che hanno realizzato, cioè hanno delle serie di mobili da bagno o di tavoli dove il rivestimento è fatto di cementine. Esatto, sì, questo è il libro, quindi questa era la parte un po' più artistica che era dedicata un po' politicamente perché poi alle cementine, quindi a ogni serie. Poi tra l'altro qua era poi 2017, erano tre serie fa, cioè quindi certo. Eravamo ancora indietro. Ma infatti, guarda, adesso dopo vediamo un po'
Quindi forse dovremmo fare una nuova edizione, adesso non so se... fare l'evoluzione, perché la re-revolution. La re-revolution, esatto. Due punti. Devo dire la verità che, insomma, poi chiaramente i gusti, ognuno c'ha i suoi, quindi a chi piace di più uno, a chi piace più l'altra, le prime, le Colors, le Cementine 20, sono quelle che... Anche secondo me. Che secondo me hanno riscosso più successo, ma per almeno... cercando anche su internet, dopo vediamo un po' di progetti realizzati, un po' di cose fatte insieme, c'è veramente tantissimo materiale. Forse gli altri, non abbiamo avuto, diciamo, le altre collezioni dalle Cementine Bo ai Cocci, è ancora presto, nel senso che è passato poco tempo, quindi ancora devono... Però le altre, secondo me, anche le Bo è un gusto boh, non so come dire, Bohemian. Invece, secondo me, le Cementine 20 sono trasversali, in effetti. Cioè, perché lì non volevano solo fare una cementina che fosse nuova, cioè che fosse di sapore antico, ma dal gusto, insomma, una cosa che puoi fare solo adesso, perché abbiamo messo delle texture, delle pennellate che a mano, cioè in un altro periodo storico, se non avevi il computer non lo potevi fare. Quindi c'è proprio un mix attuale su un tema antico, e allora per quello secondo me è la loro fortuna, cioè è proprio, insomma, hanno un'espressione diversa, secondo me, la base. Hai detto una cosa che trovo molto vera, che condivido. Io come diciamo collaboratore esterno all'azienda, molto, molto fidelizzato, però diciamo molto aziendalista, però sempre un collaboratore esterno. Esatto. Spesso vado in giro e trovo progetti, trovo realizzazioni da ristoranti a bar o anche appartamenti, case in cui mi trovo ad andare e trovo le cementine. Non le hai vendute tu? A me che insomma che le vendo la collaborazione esterna. Per te che le hai disegnate, che effetto fa? No, per me è bellissimo. Cioè, io le prime volte lo dicevo anche, dicevo, ma sono bellissime, mi facevi fare due foto, che così, poi adesso ho smesso. Io continuo incessante. Però è proprio, cioè, non lo so, perché magari altri progetti erano molto più, si notavano meno, invece questo qua, poi forse perché tanto per i posti pubblici anche piace, quindi certo, nei bar, nei negozi, così, però hai tantissime occasioni, cioè anche a Bologna io ce ne avrò visti già tre, cioè insomma, sì, cioè, sono qua nel territorio. Se vieni a farti un giro a Roma, devo dire che sono state tutte collezioni di successo, qualcuna di più, qualcuna di meno. Adesso vediamo qualche... No, dicevo che magari poi trovi delle volte anche un quadratino, cioè magari fanno una striscettina, però, cioè, non so, nel mercato del pesce a Bologna è bellissimo. Cioè, sono andata e c'erano le cementine, che, cioè, è stranissimo, no, è bello. Esatto. Però, cioè, l'effetto... l'effetto è stupendo, cioè, secondo non ti fa più effetto, ormai sei... No, non sempre, quando le trovo perché dico ti ancora, senti, ma loro piacciono ancora, no. Esatto. Allora, andiamo qua, ecco. Infatti questo è ecco Bologna. Questo è Bologna, è pasticceria Impero, che è in via Indipendenza, che è bellissimo. Esatto. Questo decoro in particolare, devo dirti, anche cercando dopo, dopo ti racconto un viaggio che ho fatto io, esatto, nel senso che ho fatto un po' di cose, e questo è uno dei decori che è di maggior successo. O quantomeno quello, poi dovremmo confrontarci con l'ufficio vendite per sapere le statistiche vere, però questo è uno dei decori che trovo di più. Questa è una residenza privata a Roma, l'architetto Fiume, quindi diciamo più semplice. Infatti forse quelle black and white più nelle residenze private, direi di averle, mi sembra. Boh, non lo so, sì... In realtà anche nel pubblico poi le troviamo. Qua siamo sempre a Roma, questa Sintrevi, che è una bellissima. Per esempio. Questa, se vieni a Roma, sta di fianco a piazza, alla Fontana di Trevi. Adesso devo venire del Raffaello, mi organizzo, fare un tour anche di cementina. Adesso poi tra l'altro Fontana di Trevi la trovi anche con poca gente. Questo, vabbè, sono gli amici di Studio Gad, sempre a Roma, al ristorante Apotica, dove... hanno utilizzato queste cementine, altre cementine sempre black and white con un disegno in bianco. No, questo è bello, mi ricordo. Questo ci allontaniamo un po' da... Non ho scelto, cioè, guarda che ne ho scelti, eh?
un po' di mix. Ah, questo è ancora il decoro. Ho fatto un po' di mix. Questa è Ostia, siamo usciti appena appena da Roma. Sempre una residenza privata dell'architetto Cammarano. Bellissima. Okay. Vedi, questo è il discorso che facevi prima dei tavoli, no? Dell'arredamento. Ma in questa residenza ho mescolato tutti i tipi di cementine. Ho fatto una cosa tostissima. Ho visto alcune foto. Sì, ci sono alcune foto che ho visto anch'io. Il pavimento sono le evo, giusto? Esatto, la fogliolina. Ci sono altre stanze con altre, cioè ce ne sono veramente tante. L'abbiamo messo anche sul libro, credo, questo. Sì. Ah, questo non l'ho mai visto. Questo sono sempre amici 07M Architetti, non so, di architettura di Roma. E qua comincio nella ricerca un po' che ho fatto io, a vedere un dettaglio, che è quello dell'accoppiamento con il legno. Che sta bene. Infatti, secondo me, è quello lì... Che è veramente... È stato vincente. Anche questo folle, ma bellissimo. Questo è fighissimo. Questo per me non l'ho mai visto dal vivo, mi piacerebbe. Questo è Pistoia, bisogna andarci apposta. E qua non c'è il nome dell'architetto? Non ce l'abbiamo neanche nel suo libro. L'ho anche cercato perché ho trovato il sito di questo, spero che si pronunci, Thai Madame, che è un salone di bellezza. Bello, hanno fatto questi tappeti, mischiando anche loro tutto, quindi veramente interessante. Anche questo è molto carino. Questo è molto bello, io lo trovo molto bello questo richiamo, no, del pavimento col muro. Questo è un altro romano. Non l'avevo riconosciuto, esatto. Questo è l'architetto Tammaro, che ha fatto una torrefazione vicino a Roma, molto, molto bello, utilizzando questa cementina e un altro rivestimento. Abbiamo scelto. Ci sono tante foto dei piedi, Siete su questo, quel toghe però. No, in generale, sì. Vedi, anche qua c'è questo pavimento con questo grosso effetto legno. Anche questa è bella, me la ricordo. Quindi è un viaggio, vedi, veramente internazionale. Guarda, torniamo a Roma, questo è il Generator Hostel, questo è un posto bellissimo. Dove hanno utilizzato stanze diverse. No, hanno utilizzato questo in tutto il piano, il piano, diciamo, nobile, il piano centrale, dove c'è il bar, dove c'è la reception. È veramente molto bello, cioè, l'effetto è veramente interessante. No, questo mi piace un sacco. Qua è molto bello, che però non ho visto dove era, no, vicino a Bergamo, mi sembra, no. Questo secondo me c'è nel libro, non mi ricordo. Nel libro però mi è piaciuto perché c'è questo, diciamo, richiamo delle cementine sia utilizzato come tavolo. No, poi anche mescolate, così c'è anche questo gioco di utilizzare il bordo in un modo, la tappeta in un altro, cioè sono delle finezze del progettista. Guarda, fantastico, guarda, quando Emiliano Zagara, il direttore commerciale di Italia, di Ceramica e Ferranese, ci conferma che le cementine 4 sono soggetto più venduto. Grazie Max. Grazie. Il bello della diretta. E invece il nostro amico Fabrizio, che ci segue sempre, che salutiamo, architetto Mencaroni. Esistono una statistica, sono andate più nel privato o nel commerciale. Non lo so, non credo che esista una statistica perché non riusciamo a stare dietro chiaramente a dove vanno le vendite. Esatto. Nel commerciale sicuramente tanto da quanto, diciamo, abbiamo... Lo sapete, della metratura, anche esatto. Tante anche nel privato. Esatto. Questo è il ristorante. Questo è un ristorante, ristorante su Ugo a Padova. Quindi viaggiamo su e giù per l'Italia, a destra, a sinistra, torniamo a Roma, Malandros, Bottega di Tapas, che è a Ponte Milvio. Colorate anche le arredi. Questo è uno studio di architettura di Roma, RM Architecture, che le ha utilizzate in diversi lavori. Tra l'altro con loro faremo una diretta la prossima settimana. Guarda. È l'architetto Roberto Mercoldi che diciamo, ha sviluppato molto
diciamo il 3D nel visual, no? Per cui fa tutti questi video, questi render in 3D, questi virtual tour all'interno di render, sono pazzeschi. La prossima settimana, se hai voglia, seguilo con noi. Perché infatti guardavo che bello. Questo è un architetto romano, che è l'architetto Filippo Bombace. Uh-huh. Ha fatto questo progetto. Quindi cucina e camera, bella anche questa cosa. Questa è molto bella, perché qua ha abbinato tutto legno di larice con questo unico elemento decorativo della cementina che segue tutta quella parete. Quindi qua non si vede, ma passa dalla cucina alla camera e poi c'è anche il bagno. No, tutta la parete, tutta c'è una continuità, no, molto raffinato, molto bello, sì. E poi qua torniamo a Milano, che è un progetto che ad esempio questa cosa di usare negli scalini, poi abbinata a questa carta da parati, così, però alla fine sta bene, cioè... è molto bella. Ah, i cocci. Questo l'ho messo perché RPM Project, che è uno studio sempre di Roma, uh-huh, e che lavora principalmente nel commerciale, nella ristorazione, ha inserito questa cementina e cocci in questo nuovo locale che si chiama Piccolo Arancio, che però abbiamo solo questa foto, che mi ha mandato l'architetto dal cantiere quando hanno aperto, quindi, però volevo farla vedere perché invece questo è uno dei primi, sempre con Studio Gatto in Pan Bernardo, infatti era molto carino, aveva fatto tutti i tavolini, il bancone, eccetera. Questo l'ho visto, sì, che c'è anche il bancone là sulla sinistra, esatto. Quindi c'è tantissima roba, è proprio dove ti muovi ti trovi tu. Sono facili anche da vedere, che magari altri tipi di materiali non si notano, esatto, si riconoscono facilmente, sì, forse anche quello lì non lo so, però è bello, insomma. Esatto, e quindi così. Ok, e poi io ho preparato un'altra cosa, poi se tu hai degli aneddoti da raccontare, raccontali, perché quando mi hai raccontato quella da tornare di Scopello mi è piaciuto tantissimo. Stavo pensando degli altri aneddoti. Adesso. No, allora ti faccio vedere. A vedere te, no, perché poi dopo sforiamo, non so. C'è un... no. Allora, aspetta che qua dobbiamo sempre fare un po' di... tic tic tac di computer. Ah no, sai cosa posso dirti? Che tante, più di una volta è successo anche, cioè non so, in un bar, vai a vederci sulle cementine e loro dicono, guardi che io ho dovuto insistere perché le volevo, perché magari il progettista non era convintissimo così, poi invece, cioè, perché è una cosa secondo me per certe cose di gusto facile forse, popolare, non lo so anche, quindi... c'è stato uno o due volte proprio che mi ha detto noi siamo così soddisfatti perché alla fine lo volevamo, non so come sì, dire. Sì, sì, no, ma c'è molta, guarda, veramente, adesso a parte gli scherzi, i complimenti sono dovuti perché... ma delle volte poi queste cose non è che... questo è un progetto. Si incrociano delle cose e sei fortunato. Vabbè, sei fortunato, però allora, come mi hai scritto, come mi dicevamo, abbiamo fatto questo piccolo incontro, questa chiacchierata, perché veramente è un progetto degno di essere celebrato, perché è un progetto così lungo, di 7 anni, dove comunque si sviluppa così tanto, è sicuramente un progetto importante in ceramica, poi oggi che... sì, sì, insomma, sì, sì. Tu sai che nell'ambito del mondo ceramico, insomma, le cose nascono, sì, 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 vanno via, insomma, poi con l'evoluzione, sì, sì, digitale, invece questa è una cosa che è veramente... cioè, ha avuto anche, secondo me, il momento ha cavalcato il treno all'inizio e quindi lo sta portando, cioè siamo saliti nel momento giusto, non so, perché ci sono anche dei momenti che c'è un gusto, cioè tu lo vedi che sta arrivando un gusto particolare, un'attenzione, lo so. No, io non lo vedo, io lo vedo quando è arrivato già. Lo vedi perché sei designer. Poi adesso secondo me con tutti questi social c'è dolce un mescolamento, però non so, una volta praticamente tu vedevi, non so, sta arrivando l'azzurro, dopo tutto era azzurro. Ah, sì, vedi, non so, il salone del mobile, due righine e capivi che c'era l'evoluzione. Adesso è più difficile, secondo me, perché c'è tanto scambio, quindi non c'è chi dà. Certo. O forse ci vogliono degli studi più approfonditi. C'è Pinterest, per cui... esatto. Quindi c'è un mix. Pinterest è drammatico. Proietta pure. Prego.
Non volevo interrompere. No, allora ti volevo far vedere questo perché mi sono, devo dire che mi sono divertito. Devo leggere. Aspetta, che domanda tendenziosa. No, questa non la leggiamo. No, qua mi sono divertito a fare io un viaggio, no? Uh-huh. E, attraverso Instagram. E, che è stato divertente perché ho cercato un po', sai, per hashtag un po' di cose e sono venute veramente fuori delle cose simpatiche. E allora questo, vabbè, qua siamo a Milano, sempre un progetto, prima e dopo di me, un pavimento sempre con le cementine, venti, con le Colors. Mm-mm. Vediamo se riesco. Ok, qua voliamo in Arizona. No, mitico questo. Ma che cos'è questo? E questa, non lo so, è una foto di cantiere, però ci sono le cementine Evo sullo sfondo. Bene. Qua, andiamo, ovviamente Roma è stata privilegiata, lo dico subito. Questo però, è l'architetto di prima. Questo è un altro architetto, sì. Andrea Guarici, che fotografa i piedi, ma sono tanti, però ecco qua c'è questo accostamento secondo me col legno, con l'effetto legno, con legno che io lo trovo veramente interessante, veramente. Scusa, mi dice vuoi uscire dal sito? Chi vuole uscire dal sito? No. No, sei tu che... Ma cosa è successo? Non ti vedo più. Noi ti vediamo e ti sentiamo, Silvia. Allora fa lo stesso. Qua. Aspetta che proviamo così. No, perfetto, è apparto il computer impazzito. È apparso. Sei tornata? Ci siamo? Sì, perfetto. Ok, perfetto. Eravamo qua. Ah, e questo è sempre 07M Architetti, che aveva fatto un progetto con le cementine, bene. Altri piedi, e qua vediamo le cementine Cocci, siamo a Milano. Esatto. Gruppo 3 Architetti. Uh-huh. Ce ne sono alcune fantastiche. Questo, a giudicare dai commenti, siamo in Corea. Perché abita a Roma, non lo conosco, però ho visto questi commenti. No, ma a me mi sembra quello che abbiamo visto prima con gli scalini, direi che è lo stesso. Dici? Che abbiano commentato i coreani? Sì, può essere. No, però. Questo è un locale a Roma, Massa Testaccio, molto bello, dove si mangia molto bene, quindi vedi che ti sto dando tanti spunti culinari. No, dopo li tengo questi. Bello questo. Qua siamo in Toscana, mi sembra, sì, in Toscana. Mm-hmm. E mi è piaciuto questo gioco. Qui non mi ricordo, qua in Francia. Sempre più. Sempre... questo tipo di foto. Piace. Questo sì, tipo sì, di foto. Sì. Cioè, ma tra l'altro Ferranese aveva lanciato anche un hashtag sui piedi, non mi ricordo. Però era stato divertente, tante foto così. Ah, perché poi avete anche dedicato un sito alle cementine, mi ero dimenticato. Sì, poi c'è un sito dedicato, vedi, anche io me l'avevo dimenticato completamente. piastrelleincementine.it, dopo lo scriviamo. Aspetta che vediamo. Allora. Questo ho messo in mezzo tutto, senti. Esatto. Però vedi che comunque secondo me uno studio sul colore l'ha fatto approfondito anche lei. Sì. Che ha scelto solo determinati... Toni di azzurro. Questo è sempre uno... E questo dicevi il decoro della tonnara? Ah, sì, esatto. Sì, bravo. Nasceva più o meno da questa qua. Qui siamo... In Giappone. A Phuket. Ah, Phuket. In Thailandia. Che bello, bisogna andarci. Bisogna andare. Questo invece è un architetto di non mi ricordo dove, l'avevo letto, però sempre con l'uso, raccontava insomma dell'uso del decoro, che dopo è l'ultima domanda che ti faccio, se no ti tedio. Questo sono io che ho fatto questa foto stupida nel momento della banana, mi era sempre piaciuta. È troppo toglia. Questo. Oh, qua cominciamo il mondo animal. Quindi questo è tra l'altro un barbiere romano. Un barbiere, che toglia. Sì. È un barbiere, poi ci sono delle belle foto su internet, ma ho scelto questa perché mi piaceva il cane. Guarda, simpatica. Poi questa per par condicio, ma è un mondo animal davvero. sì, è un mondo animal. Questo è il Cat Bistro con un altro... Cat Bistro, no, troppo. Sì. È un bistro dove diciamo i gatti hanno libero accesso. Mm-hmm.
Questa è bellissima, questa mi sono innamorato completamente. Sempre col decoro 4, il decoro neve che si ripropone anche in questo da Gianni, che dovrebbe essere in Trentino. Sì, in Trentino. Questo è bello, è bellissimo. Cioè, vedi, a volte anche un elemento piccolo, però c'è un richiamo. Ah, no, il Gasthaus, ok, ho capito. Una sì. Gasthaus, sì. Sì, abbiamo messo il suo libro. Esatto. Tinte calde, qua siamo a Positano. Voilà, e questo è un negozio. E questo è un negozio, sì. Direi di sì. Sì, a tutte le cose, esatto, le scarpe. Poi restiamo sempre sulle le stesse tinte, bello. E andiamo a Lucca. Un viaggio trasversale, questo è sempre stavano ancora posando. Che stavano posando Fioranese, mi postavano le foto. Qua siamo a Ricca d'Alba. Vedi perché sta bene con i sassi, sta bene con tanti, cioè in effetti c'è questa persona che si sta bene con molti materiali naturali. Allora, perché ad esempio questo muro di sassi è bellissimo, tra l'altro. Sì. Questo è sempre Masto Testaccio, che, diciamo, vuole farti venire appetito. Ma il soggetto erano le mozzarelle. Il soggetto c'è, però sotto, vedi che... Molto lontano. Lo sappiamo solo noi che le riconosciamo. Allora, questo non so dov'è, ma è casa dei nonni. E mi ha fatto molto ridere, perché questo è... Cioè, non mi ha fatto ridere. Questa è... Sono dei nonni avantissimo. Sono avanti, ma poi mi piace perché dice... ho passato la mattinata a casa dei nonni ed è una foto che non c'entra niente, però rispuntano fuori le ciabattine. Questo è sempre il gruppo tre architetti di Milano. Comunque con legno sta benissimo. Sì, sta benissimo, veramente. Poi ce ne sono alcuni che sono stanno meglio, veramente. Questo se andiamo sempre in Toscana, Villa San Michele. Qua voliamo in California. Ah, là dietro la porta. Dicevo, dove sono? Si nascoste. Ma qua ti hai fatto un lavoro serissimo. Cioè. Infatti ti ho detto, guarda, mi sono divertito, mi è piaciuto, perché veramente andavi a trovare un sacco di cose. Qua direi che siamo in Polonia, dal linguaggio, sempre con le cementine cocci. Questo non lo ricordo, però mi piaceva il disegno. Qua siamo di nuovo in Polonia, a Varsavia. Quindi è un viaggio veramente lungo. Architetto Gianluca Sportelli. Qui siamo a Piazza Colle Rienzo, a Roma. Bello che ho scoperto che Saetto 86 vive a Londra, quindi c'era questo viaggio di ritorno. Anche i cocci ce ne sono. Vedi che cominciano anche i cocci a arrivare parecchio. Qua non mi ricordo dove siamo. L'avevo letto, ma non... Ah sì, in Israele. Ah, cavolo. Ah, ma proprio veramente? Sei internazionalissimo. Qua siamo a Mondovì, quindi passiamo da Israele a Mondovì. Bed and breakfast. A Piacenza, con l'Evo. Questo ci hanno fatto, ma anche qua a Roma c'è un locale, ci hanno fatto tutto il piano dove metto le brioche. Il Time Adam, secondo me. Questo è Time Adam, sì. Questo l'ho messo perché è molto attuale. Facciamo tutte le attività che in questo momento... Per la prima volta non abbiamo parlato di Covid nella diretta, quindi... È vero. Per questo mi hanno fatto molto ridere. questa, ma soprattutto... La cover, come ha fatto? Questa si è andata a fare la cover del cellulare. La vorrei anch'io. È bellissima. Adesso ne ordiniamo. Adesso contattiamo su Instagram e cominciamo a fare delle cover. Un gadget della Fioranese potrebbe. Un anno abbiamo fatto, che è stato carino, i magneti a cementina, che era stato carino, insomma, ce l'ho ancora. Ma io no, quindi devo chiedere, ho la tazza della coin, ma la magneti della Fioranese non me l'hanno data adesso. No, non la, perché non posso parlare. Dovrebbero rifarle, però non so. Senti, io ti volevo chiedere, abbiamo finito, abbiamo fatto 50 minuti di diretta, per cui... Posso dire del libro? Scusami! Perché è il degno coronamento del progetto. Certo, hai ragione. No, volevo chiederti, chiederti del futuro, ma non te lo chiedo, perché sennò... Tanto ne abbiamo parlato per un po' durante del futuro del libro. Abbiamo parlato tanto, sì. Hai ragione, dobbiamo far vedere questo. Esatto. Perché aspetta, perché è, diciamo...
No, perché il coronamento... Poi dici il coronamento di questa cosa? Se è la fine, se no non so. Però... Eccoci. Siamo in stampa di questo libro che okay. Praticamente questo progetto delle Cementine è stato scelto da Lupetti e da Carlo Branzaglia per la collana Design e Comunicazione proprio come progetto da raccontare per il suo collegamento col territorio, per l'innovazione e quindi è un libro che poi è un libro sul processo industriale all'interno del territorio regionale, quindi è un libro poi che insomma non è un catalogo, è una cosa di concetto, però noi siamo molto soddisfatti che cioè, insomma è una cosa bella che questo tipo di processo sia risultato interessante, quindi voglia essere raccontato all'interno di un libro che parla del territorio. E comunque non ve ne insomma poi ve ne parlerà Branzaglia, faremo una puntata a parte, esatto, però veramente c'è cioè, una cosa interessante, insomma è stato bello anche partecipare a quest'ultima pubblicazione. Bene, Silvia, io ti faccio i complimenti, è stato molto caro, sei stata molto gentile a raccontarci tutta questa storia. Piacere, e poi dai, adesso aspettiamo di questo vedete. Cersaio. In questo cersaio non avremo Cementina, ma non avremo neanche il cersaio, quindi vedremo. E poi insomma, dai, vediamo 2021, 2020, 2021 che cosa ci arriva. Va bene. Okay. Allora, grazie tante. Ciao, grazie a te. A voi, ciao. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao, ciao. Quindi io metto Live Studio. Perfetto, ciao.